bella a tutti ragazzi, quello che non sei più noi, siamo qui in questo nuovo video. Siamo qui con Storm Shadow alias Lorenzo Minelli, top commentator e Air Pupone Xoxo Pupone, Dio che Pupone che Pupone sta prendendo il caffè. Siamo tornati con Calamignotte. Sono anche felice perché qua abbiamo i Minelli che prendete top commentator delle live. Più c'è il Pupo che ritorna dopo penso tre calamignotte o due. No, anche quattro. Vabbè, sorpreso, insomma. E praticamente niente, andiamo a fare sto calamignotte che questa settimana è Fogot con specialista, bracci dell'arco, giocoliere che fa schifo e esposizione. Ma siamo seri? Tu mi entri con il Fogot e ti rendi conto che io non ho una cazzo di terziere d'arco? Sei un patacca, sai. Cosa ha detto Antonio Cassano sul commento di Gabi Gol di Gabigol? No, cosa ha detto? Ha detto tipo, uè, guaiò, cioè, è stato così per un golazzo. E tu devi fare uno di miei, con quello che cazzo devi usare, con la, facendo l'elicottero con la ciolla, non è? Come è un po' Cassano, l'ignorante di turno, però un grande. Allora, c'è da dire che Pupone è stanco, che è 8 ore di lavoro in piedi. Sì, ragazzi, perché dovete sapere che stiamo registrando sto video di sera proprio per dare la possibilità al Pupo, perché lo volevo assolutamente in sto calamignotto. Pupone proprio attira la figa, cioè scommettete che adesso almeno una figa commenta, certo. Commenta sotto sto video, dai. Samantha. Samantha, ascolta, ma qua che cazzo è che spara a Cristo di ebreo a morire tutti e tre a caso? E qual è la differenza tra una torta in ebreo? Tra una? Una torta in ebreo? No. Il tempo di cottura. Ma addio cane. Chef Antonino Garavacciuro. Intanto salutiamo anche il buon Lama Laggante alias Luca G99 che mi ha appena scritto cazzo in chat. Beh, capita, sai, anch'io. Ascolta, ma lo specchio? No, che non lo so. Oggi ho mezz'ora di tempo libero. Mi dire cosa ho fatto in mezzo di tempo libero. Okay, allora grazie. immagino cosa tu possa aver fatto. Immagino. Perché? Perché tutto questo? Allora, parliamo un po' di figa. Parliamo un po' di figa. Parliamo un po'. Allora. Parliamo un po'. In questi giorni sono successe cose brutte. Mi è morto il gatto. Ti è morto il gatto? No. Non ce l'ho neanche il gatto. Neanche io. Io c'ho la tea è una rumore, cagna. La tea è una cagna. Ascolta, cagna ci sarà tua sorella. Che non ho. Infatti. La tea è come la regina di Zavetta, non muore mai, figa. Ma è regalo. Oh, nei commenti. Cioè, porca puttana, quanto campa. Hashtag ma quanto campa. La cassa di regina di Elisabetta, quanto campa. Ma sì, veramente, ma prima o poi vado lì, tiro una, ti faccio vedere la ciolla. Ragazzi, 500 like sul cazzo in chat a chi volete voi. Stacca tutto, ci stanno tracciando. Ragazzi, non so se voi iscritti conoscete la storia di Stacca Stacca. Spero di sì, perché se non la conoscete avete avuto un'infanzia difficile. Storia per tutto. Stavo dicendo, chi non sa la storia di Stacca Stacca si è perso un pezzo di storia videoludica. E praticamente ve lo lascerò in descrizione. Sennò quella figura di merda. Cosa? Narra la andiamo storia di un eroe nazionale. Mi metto contro il Zeman. Ascolta, sta sì. Che imbecille. 0-0-10-11 Zeman vince. Con il 1-1-9. No, che 0-0-11, il potere è tanto. Potere volante. Infatti, un potere volante casuale. No, oh, Pupone, mi fai raccontare questa storia? Vai, racconta. Praticamente, non ve la spoilerò però. Praticamente, narra quella storia di Stacca Stacca. È l'odissea, diciamo, potrebbe essere definita l'odissea dei giorni moderni. Cioè, il Pupone che me l'ha fatta scoprire. Cosa narra? Narra di questa storia di Acherino. Voi dite, ma chi è? Chi è Acherino? Acherino è il figlio di Pupone, è compagno di guerra di Pupone. Acherino è il compagno di guerra di Pupone. Che praticamente niente, doveva sconfiggere il male. Dico sopravvissuto, se sei cavicato per l'Italia. E allora cosa succede? Praticamente narra la storia di questo Acherino
un reduce di... non è reduce di guerra, scusate, che cerca di sconfiggere il male entrando nei siti della della marina militare e praticamente non vi spoilerò la fine, ma muore e l'output viene sospeso e è costretto a staccare. Ha staccato la spina, diciamo. Il pupone però pensava che era morto, ma invece ci sono stati dei ritrovamenti di lui e uomo d'acciaio, che è il suo compare. Uomo d'acciaio for the win. No. Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso. Attento. Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando, stacca. Ora che appunto avete visto questo video che vi ho appena fatto, che vi ho appena mostrato, potrete capire il nostro amore per e comunque la nostra disperazione. Cioè, è più o meno un giorno di lutto per me e Pupo. Ogni volta che guardiamo questo video ci sentiamo un pochino in colpa, perché sentite qua, cioè anche a parlarne lacrime virili, ragazzi. Cioè è una cosa pazzesca, non potete capire. Cioè, vi è morto il cane, è doppiamente dolore. E mega porto la truffata largo, non pone la rage quit. La mamma mi fa, uè, bella figa. Adesso andiamo a vedere cosa troppiamo nei prossimi cala la notte. Na merda! Credibile, casa di vetro. Più che merda di drop, porca troia. Che schifezza di merda. Allora, questi erano i drop che facevano anche abbastanza cagare. E praticamente cosa volevo dirvi? Che se volete fare il cala la notte con noi, mi raccomando, commentate qui sotto e iscrivetevi, ma soprattutto seguite la nostra nuova pagina Instagram che ha fondato Er Pupone, quindi dovete seguirla per legge. E praticamente si chiama, adesso vi lascerò il link in descrizione, comunque si chiama The Falling Lights, è tutto minuscolo, tutto attaccato su Instagram. E dove posteremo varie magari cazzate che ci diciamo in chat, o comunque io magari posterò qualche copertina, cioè qualche video quando uscirà, qualche foto di Pupone nudo. E niente, ringrazio Minelli che ha faticato la notte con noi, ringrazio il Pupone che è tornato, he's back. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi se non avete ancora fatto, lasciateci un mi piace, che sì, che appunto ci date un grande sostegno. E bella a tutti, ragazzi. Aspetta, cosa? Messaggio importante. Per le fighe, se volete commentate, scrivete a Silvio Berlusconi e scrivete Berlusconi nome e cognome e io vi faccio sapere se sono libero il giorno. Oh, avete capito? Poi commentate. Bella a tutti, ragazzi. Stacca. Forse ci stanno tracciando. Stacca.